Amici di Basketland, buonasera dal Palantonianum di Quartus Antelena, il giorno di gara 2, finale playoff del campionato di serie C Silver, ed è la prima match ball a disposizione delle Speria Cagliari per poter cercare di centrare l'obiettivo della promozione in serie C Gold. La squadra granata infatti arriva dal successo maturato in gara 1 sabato con il punteggio finale di 80-64, una fuga praticamente nel terzo quarto per il quintetto di Federico Manca, che è riuscito a portare a casa la prima sfida. Ma attenzione, perché l'Antonianum ha reso la vita complicata alla squadra quartese, soprattutto nel primo tempo, quando ha condotto per larghi tratti. Sarà un piacere anche questa sera raccontarvi la partita in compagnia di coach Beppe Caboni. È il piacere è tutto mio, un saluto a tutti gli amici in visione in questo momento. E allora sono in campo le squadre, quasi almeno le ultime indicazioni per coach Pierfrancesco Zurru. Dall'altra parte stanno per fare il loro ingresso in campo i giocatori delle Speria. Innanzitutto vi raccontiamo l'ambiente, bellissimo, alla faccia di chi dice che il basket sardo è apatico. Spalti pieni a un'ora dall'inizio della partita, alle 19.30, insomma era già impossibile trovare uno spazio libero qui al Palantonianum. Una grande festa di basket prima di tutto, e siamo certi che le squadre in campo ci regaleranno uno spettacolo all'altezza. Tutto pronto ormai per l'inizio di questa partita, che verrà arbitrata da Emilio Mura di Cagliari e dal signor Gianluca Ambu. Uno sguardo ai quintetti per quanto riguarda le Speria. Abbiamo Riccardo Picciau, Giuseppe Floridia, Piero Ganga, Nicola Manca e Fabio Villani. Rispondono i padroni di casa dell'Antonianum con Francesco Musiu, quest'oggi in quintetto, assieme a lui Marco Locci, Fabio Astara, Russell Jordan, pronto a saltare per la palla 2. E quindi Daniele Locci, un po' il faro della formazione quartese, come abbiamo visto anche in gara 1, terminata alzi tempo per lui a causa di qualche problema di falli. Il primo possesso della partita è per l'Antonianum, che attacca con Marco Locci, subito la circolazione in angolo per Astara, tentativo di penetrazione centrale e subito una palla persa per il quintetto di Pierfrancesco Zurru. Ganga, la partenza quindi di Picciau, che riesce a ottenere la linea di fondo e anche la rimessa dal fondo. Dicevamo, Riccardo Picciau, 28 punti in gara 1, è stato senza ombra di dubbio l'MVP, ed è anche dal suo talento offensivo che riparte le Speria in questa partita, coach. Sì, il ragazzo in fortissima crescita, dotato di mezzi, di un grande potenziale atletico ma anche tecnico, ha finalmente trovato fiducia, ha trovato un ambiente di lavoro che gli ha permesso davvero di risaltare e di essere uno dei massimi protagonisti di questa edizione sperina. Se n'è andato quasi un minuto di partita e non si è ancora segnato. C'è però la persa di Floridia, che lancia in contropiede, campo aperto, primi due del match per Francesco Musiu, ex di questa serie e giocatore che ha avuto qualche problema fisico nel corso dell'annata, è riuscito a risolvere in tempo utile per questa finale. Intanto ancora contropiede per l'Antonianum, lanciato a Stara, poi recupera Marco Locci, che subisce il fallo di Riccardo Picciau. Una cosa interessante che ha detto Daniele Locci nel post partita di gara 1: la partita è andata in quel caso sui binari tecnici delle Speria, si è giocato nel secondo tempo a ritmo basso, non abbiamo potuto correre. Ora l'Antonianum sta invece provando a portare la partita sui suoi binari, almeno questa è la primissima indicazione della partita. Esatto, nel suo DNA è favorito da due attacchi, da due palle perse delle Speria. La palla persa è la situazione tecnica che offre maggiormente il fianco poi alle situazioni di contropiede, ancora di più se giocate da squadre che hanno proprio nella loro struttura, nella loro tradizione, il loro stile, l'idea di giocare in contropiede. Qui c'è il gioco a due sull'asse Villani Manca, che però si completa molto a fatica, poi prende un tiro in fade away, lungo in canotta numero 3 della formazione cagliaritana, sbaglia tripla da distanza siderale di Francesco Musiu, che fa esplodere il Palantonianum 5-0 per la squadra di coach Pierfrancesco Zurru. Questo è un tiro che peraltro Francesco Musiu ha nelle sue corde. Sì, è quello che adesso tempo fa Basile scomodò
la definizione di tiro ignorante, in realtà fa proprio parte, sta perfettamente nelle corde di Musiu, che un tiro da 9, da 8 metri come questo ce ne aspettiamo anche degli altri. Marco Loci per Astara in punta, è accoppiato con Riccardo Picciau, si lavora per l'uscita in angolo ancora di Francesco Musiu, che è abbastanza caldo in questo inizio di partita, ma come spesso gli accade va a leggere sapientemente la linea di passaggio Fabio Villani, linea di passaggio sporcata e rimessa in attacco per l'Antonianum, sempre con Marco Loci. Vuole palla Daniele Loci in post basso, è accoppiato con Ganga, per il momento non è questa l'opzione dell'Antonianum, che invece esplora altre vie. La stoppata incredibile di Picciau su Astara, il pallone è probabilmente uscito dal campo, anzi no, si continua a giocare, c'è una confusione pazzesca, alla fine la tripla di Villani è sbagliata, poi Russell Jordan dall'altra parte, Floridia gli fa sentire il fisico, appoggia al vetro, errore, poi la spinta forse ai danni di Nicola Manca, non è così, la rimessa è per l'Antonianum. Direi che siamo già entrati in clima partita, in clima finale. Sì, clima partita che sembra davvero un po' da corrida all'inizio, con anche diversi contatti lasciati correre dalla coppia arbitrale. Certo, aspettiamo di vedere del basket di miglior qualità, ma soprattutto c'è un pandemonio tale che veramente si fa fatica a sentire i fischi degli arbitri. E probabilmente proprio per questo motivo è nata quella situazione di incertezza che avete visto poco fa, con un possesso abbastanza complesso da parte dell'Esperia, con Villani che non sapeva bene se tirare o meno. Ad ogni modo non è arrivato il canestro, si resta sul 5-3, 7 minuti al termine del primo quarto, mentre attacca Riccardo Picciau, scarica in angolo per Giuseppe Floridia, che ha spaccato gara 1 nel terzo quarto anche con le sue soluzioni dai 6-75, è stato il coprotagonista principale del match assieme a Riccardo Picciau. Circolazione intanto che si sviluppa sul perimetro per l'Antonianum, cerca uno scarico non semplice lungo la linea di fondo, Musiu pescato poi da Daniele Loci, extra pass per Marco Loci in ritmo da tre punti solo, primo ferro, tocca rimbalzo Daniele Loci, ancora possesso per l'Antonianum che è iniziato con il sangue negli occhi questa partita, lo scarico ottimo di Marco Loci per Russell Jordan, canestro con fallo per l'ala britannica, potenziale gioco da tre punti, e anche Russell Jordan a iscriversi tra i protagonisti di questa partita. L'Antonianum con un atteggiamento feroce veramente. Sì, l'Antonianum che capitalizza due punti, due più probabile, più un probabile terzo da una situazione apparentemente svantaggiosa. Bravissima la squadra di Zurro a rispaziarsi e a trovare poi una soluzione ravvicinata, nonostante questo errore di Jordan dalla lunetta. 7-3 il vantaggio Esperia, con il vantaggio Antonianum, chiedo scusa, poi la finta e poi la partenza di Manca per cogliere in fallo un Jordan leggermente distratto nella circostanza, arriva il fallo della difesa, rimessa dal fondo in favore dell'Esperia, 6-12 per chiudere i giochi del primo quarto, con Fabio Villani prezioso in gara 1 dal punto di vista difensivo, del resto la sua specialità. Villani che ha eseguito la rimessa per Floridia, Marco Loci gli rende la vita molto complicata, si prende il tiro da tre punti, il signor Ambu si prende la responsabilità del fischio, c'è il fallo di Marco Loci ed è già pronto il cambio per l'Antonianum, con Paddeo che andrà a rilevare, vediamo chi, mentre il primo di Marco Loci esce a Stara, questa è la sostituzione stabilita da coach Pier Francesco Zurro. Marco Loci va a chiedere spiegazioni, Floridia è riuscito a trovare il contatto che probabilmente voleva in una situazione complicata, mancava poco la scadere dei 24 secondi, era una delle poche vie d'uscita, diciamo così, il fallo, segna il primo il giocatore ex Generucci e Sestu, dentro anche il secondo per Floridia, quinto punto Esperino, ed ecco che matura anche il 3-3, mano fredda per Giuseppe Floridia, intanto in punta Paddeo, fa circolare per Musiu, non ci pensa due volte, si prende un altro tiro da tre punti che però stavolta si spegne sul secondo ferro, pescato sotto Daniele Loci, errore
per il numero 15. Siamo già dall'altra parte. Riccardo Picciau si butta dentro, c'è un contatto con Paddeo che finisce a terra, tutto regolare però. Due punti anche per Riccardo Picciau. Dall'altra parte risponde Jordan per l'Antoniano. Sì, l'Antoniano viene fuori benissimo da una situazione di raddoppio che l'Esperia ha inserito nel piano gara odierno, evidentemente un raddoppio su Daniele Locci in post basso. Jordan bravo a tagliare e a farsi pescare indisturbato sotto canestro. Fallo antisportivo qui ai danni di Riccardo Picciau su Francesco Musiu, lanciato in contropiede. Atmosfera incandescente ora anche sugli spalti, con ovviamente una nutrita rappresentanza del tifo esperino. Molto contestato questo fischio del signor Ambu, con anche Fabio Villani che ora va a chiedere spiegazioni. Noi come sempre ci fidiamo del giudizio insindacabile delle giacchette grigie e non lo mettiamo in discussione. Sbaglia il primo intanto Francesco Musiu. Tanti falli antisportivi fischiati anche in gara 1, pure lì si era discusso parecchio. Dentro il secondo per il playmaker cagliaritano, e c'è il possesso aggiuntivo per la compagine bianco-blu che va a eseguire con Marco Locci. Si fa vedere in punta Paddeo, la finta di Musiu che manda al bar Fabio Villani, poi abbassa il braccio il giocatore dell'Esperia. Ci sono addirittura tre tiri liberi per Francesco Musiu. Non sembrava che ci fosse un movimento di tiro nella circostanza. Infatti Emilu Mura si consulta con Ambu e gli fa notare che l'azione è avvenuta sul passaggio. Grande esempio di collaborazione fra gli arbitri, che ovviamente decretano una rimessa laterale e non la pesantissima sanzione di tre tiri liberi. Musiu ha dato parecchio in questo inizio di partita per l'Antonianum. Ora si sorride, si scherza anche con il coach dell'Esperia Federico Manca. Al suo posto c'è Romano Ruggeri. Subito Villani a mettergli tanta pressione addosso. Villani che guasta l'azione dell'Antonian con tantissima fisicità anche nella circostanza. Del resto è una delle chiavi di questa squadra, l'abbiamo detto e ripetuto anche sabato, la pressione sulla palla è sempre altissima e da lì nasce tutta la difesa di squadra. Sì, il reale segreto delle difese più forti è quello di riuscire a tenere il più possibile il petto davanti alla palla in modo da non generare assolutamente aiuti o rotazioni difensive. E intanto tiro in emergenza preso senza successo da Locci. 10 per l'Antonianum, 8 per l'Esperia. C'è un cambio anche per Manca in regia. C'è ora Stefano Chessa, mette palla per terra Villani, sfrutta il movimento di Ganga che vorrebbe il pallone in post basso. Si torna invece in punta da Chessa, blocco di Manca, movimento di pick and pop, scivola Chessa da terra, prova comunque a giostrare il pallone recuperato da Ruggeri. Quindi Locci, gran movimento di Locci dietro la schiena, poi in punta da Romano Ruggeri, perde l'attimo per la conclusione. Jordan ci prova dalla media distanza, errore rimbalzone per Giuseppe Floridia, e poi Chessa lascia nelle mani di Manca, va a vuoto con l'anticipo Jordan e poi Manca fa valere la sua fisicità, va su forte, tutt'altro che intimorito dal tentativo di stoppata di Paddeo che si fa male nella circostanza, probabilmente un colpo alla bocca, per lui non sembra essere nulla di grave. Il canestro di Nicola Manca e ora siamo in parità a quota 10. Che l'Esperia si distende in contropiede cercando e trovando una soluzione con loro, diciamo con loro rim runner, cioè il giocatore interno, il lungo che corre per attaccare il canestro opposto in contropiede. L'Esperia anche per conformazione fisica e tecnica potrebbe trarre davvero grandi vantaggi nel implementare ancora di più il suo gioco in transizione. Tutto a posto per
Paddeo, mentre segnaliamo anche l'ingresso in campo di Matteo Piludu per l'Antonianum. È andato a riposare Marco Locci. Sì, è stato questo il cambio. Ricordiamo che sono sempre indisponibili per l'Antonianum Enrico Piras, assenza pesante questa, oltre che Michel Poiedo. Sbaglia Jordan, servito da un assist molto pregevole da parte del compagno. C'è comunque la rimessa dal fondo in favore dei quartesi, che vanno a eseguire con Romano Ruggeri. Jordan prova ad attaccare fronte a canestro, manca, il tiro in corsa è sbagliato, tocca soltanto a rimbalzo Ganga. Jordan a frugare nella spazzatura della partita, ma sbaglia due volte per la disperazione del pubblico di casa. Chessa la finta con cambio di mano, si butta dentro, questo è un gran canestro di Stefano Chessa e c'è il primo vantaggio Esperia sul 12-10. Anche stavolta Chessa approfitta di una situazione di campo aperto per far valere la sua tecnica e la sua fisicità nell'attaccare il ferro, prendendo una soluzione ravvicinata molto molto ad alta percentuale. Floridia, anche Floridia prova ad attaccare il corridoio di penetrazione, errore, manca. Forse un po' silente in gara 1, quest'oggi sta provando a prendersi la scena. Rimbalzo e fallo subito. Sì, sta prendendo la scena anche in situazioni in cui apparentemente, cioè in situazioni che apparentemente non sembrerebbero di suo gradimento, come il gioco interno vicino a canestro con tanto contatto. Molto bene adesso al rimbalzo in attacco, sfruttando la penetrazione di Floridia che ha tirato su di sé la difesa, garantisce due tiri liberi per il lungo Esperino. Time out in campo, 2 minuti 59 secondi al termine del primo quarto. Vantaggio Esperia, il primo della partita sul 12-10. È stata fin qui una gara forse ancora più intensa di gara 1, che già aveva alzato molto l'asticella sotto quel punto di vista. È una vera battaglia. Ricordiamo che l'Esperia ha la possibilità quest'oggi di brindare al ritorno in un campionato nazionale dopo lungo tempo. L'ultima stagione è datata 2006 a questo livello per la compagine granata, che comunque vuole tornare a un livello un po' più consono al suo grande blasone. Magari ci sarà tempo anche un po' per la Marcord durante questa telecronaca, in qualche pausa. Per il momento rimandiamo, perché le squadre sono pronte a riprendere il gioco con manca in lunetta, fermato fallosamente poco fa. Indicazioni di manca per Stefano Chessa. Ripetiamo, 2 minuti e 59 al termine del primo quarto, situazione di equilibrio con l'Esperia che è stata sotto però per larga parte del primo periodo, ora ha sorpassato 12-10. C'è anche l'ingresso in campo di Orru, tiratore scelto con la canotta numero 17 per l'Esperia. Manca in lunetta, il primo libero è realizzato. Il giocatore è arrivato da Sestu, dove era cresciuto tanto, soprattutto nella scorsa stagione. Errore col secondo, bello il rimbalzo di Paddeo che prova a lanciare subito Marco Locci, scarico sotto per Pau. Qui abbiamo avuto, coach, un saggio della filosofia di gioco dell'Antonianum. Sì, esatto, proprio il paradigma, un'azione paradigmatica dell'Antonianum che realizza un canestro facile da sotto dopo una situazione di tiro libero subita. Raramente si vede il contropiede condotto in questo modo, tanto di cappello all'Antonianum per averlo realizzato. Qui recupera Piludu, Paddeo vuole subito andare sotto da Locci che ha un invitante mismatch contro Stefano Chessa. Restituisce il pallone oltre l'arco per Paddeo, che deve prendere una conclusione in emergenza allo scadere del cronometro di 24. Ancora ad avventarsi sul rimbalzo c'è Floridia che corre il campo in transizione, si rifugia in angolo per un altro nuovo entrato come Manuel Fois, a rischio violazione di passi, manca. Invece è abile, nonostante la stazza, a controllare bene l'equilibrio e a realizzare il canestro del più 3. Esperia sul 15-12. Locci per Ruggeri, doppio cambio in vista per Zurru, la lacrima di Ruggeri che però non viene accolta dal canestro, si spegne sul primo ferro. Chessa dalla parte opposta, uno sguardo verso Fois, arma la mano di Orru dall'angolo, errore e rimbalzo. Ultimi 90 secondi del primo quarto, Paddeo a imbastire
questa trama offensiva per l'Antonianum. Sale Piludu, poi Ruggeri che mette il pallone per terra contro Ru, cerca di giocare l'uno contro uno, non riesce però a guadagnare vantaggio. Allora Loci sulla pressione al solito molto forte di Manuel Fois, che riceve il regalo di Paddeo, ringrazia e si lancia in contropiede solitario sfidando tutto e tutti. Trova anche questa parabola vincente Manuel Fois per l'allungo Esperia parziale per la squadra di coach Manca. C'è il time out a questo punto necessario di coach Zurru, perché l'Antonianum, anzi forse non c'è nessun time out, c'è semplicemente un cambio, comunque interruzione del gioco con Marco Loci e Russell Jordan che tornano sul parquet. Musiu sulla rimessa, l'Esperia che dà l'idea di allungare un pochino la sua difesa per rubare qualche secondo. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto. Musiu ad attaccare il pitturato senza paura, un po' sfortunato in questo caso, lotta, rimbalzo, alla fine esce vincitore Chessa che apre subito il corridoio in transizione per Orru. Bellissimo lo scarico con ribaltamento per Villani, sbaglia ma questo era un tiro competente preso dall'Esperia ancora una volta. Esperia che resta in vantaggio di 5 lunghezze sul 17-12. Ancora Musiu, stavolta sceglie l'opzione del palleggio arresto di tiro appoggiato al vetro, non è fortunato nemmeno qui, sta comunque prendendo tante responsabilità il playmaker bianco-blu. Chessa ha chiamato il gioco 1 per l'Esperia, end off per Orru e quindi ancora Chessa in punta. C'è una discrepanza di circa 4 secondi tra il cronometro di 24 e quello della partita, ora 8 secondi, 7 per chiudere il primo quarto. Musiu fa saltare Villani, il tiro da 3 punti di Francesco Musiu per accorciare sul meno 2 in conclusione di primo quarto. Si carica Musiu che ci aveva provato senza fortuna diverse volte in precedenza, tifo assordante dell'Antonianum che riesce a reagire proprio in conclusione di primo periodo. Il canestro di un'importanza psicologica capitale, quello di Musiu, preso proprio sul finire del primo quarto per arginare una situazione parziale Esperino che rischiava di diventare comunque pericoloso per l'Antonianum. Contropiede molto ben fatto con ottima scelta di Musiu che fa saltare l'avversario che gli corre addosso realizzando un tiro, torno a dire, importantissimo. Direi che ci possiamo fermare giusto per qualche istante, vi lasciamo agli spot e poi torniamo in diretta dal Palantoniano. Pronti a raccontarvi il secondo quarto di gioco, si riparte dal più 2 Esperia 17-15. Riepiloghiamo i 10 protagonisti sul parquet: Orru, Villani, Chessa, Gianmarco Fois, altro nuovo ingresso in campo, e Manuel Fois per i cagliaritani. Per l'Antonianum invece Piludu, Musiu, Marco Loci, Daniele Loci e Jordan. Si parte con il primo possesso che è per la formazione granata, con Villani che riceve da Chessa, è pronto il blocco di Gianmarco Fois, ora sale nuovamente a bloccare per il pick and pop con Chessa, mette palla per terra Manuel Fois che va a ingarbugliarsi un pochino la situazione là in post basso, non riesce a realizzare. Allora Piludu affrontato da Chessa, si
cerca di ribaltare, trova Marco Locci, solita pressione fortissima di Villani che propizia in qualche modo il recupero con la collaborazione di Chessa. Esperia in crescita dopo un po' di timidezza in avvio, si butta subito dentro Stefano Chessa, c'è il fallo della difesa, giocatore che tu hai allenato. Stefano Chessa aveva altre caratteristiche, soprattutto non aveva questa fiducia nei suoi mezzi offensivi un tempo, invece si vede che ci ha lavorato tanto. Sì, Stefano Chessa diventò un playmaker nella seconda parte di un campionato di Serie B, risultando davvero, davvero bravo nel costruire i tiri per i suoi compagni. Sono doti che poi ha coltivato, che a dispetto magari di una mano non così magica, non così fatata, è riuscito a costruirsi assolutamente una dignità di giocatore e anche di regista, di playmaker a questi livelli, giocatore di primissimo piano. Ancora l'Antoniano, ma ad attaccare nonostante la furiosa pressione difensiva dell'Esperia, che probabilmente ha alzato ancora di più il livello con l'ingresso in campo di Gianmarco Fois, altro specialista nella metà campo difensiva, più 5 in favore della squadra che difende. Fuori Piludu, dentro Mattana con il numero 77 per l'Antoniano. Musiu, che ha fatto saltare in piedi il pubblico amico con la tripla in conclusione di primo quarto, ora è in punta, cerca e trova Daniele Locci, ancora tentativo di penetrazione per Locci, la difesa di Chessa, la lotta a rimbalzo, ancora Locci che prova e ci riprova, Chessa subisce poi il fallo di Locci, che si becca un pochino con Manuel Fois. A dire dei giocatori dell'Esperia, probabilmente questo era stato un fallo un body check un po' troppo duro. È stato un fallo a rimbalzo, un po' di frustrazione dopo aver trovato veramente tanta difficoltà a realizzare da sotto, perché l'Esperia, a dispetto non avendo un protettore del ferro particolarmente alto, verticale, è dotata individualmente di grandi virtù così tecniche, tutti ragazzi molto consapevoli delle loro possibilità difensive, oltre che tutti abilissimi giocatori nell'effettuare il tagliafuori. Qui c'è il fallo ai danni di Chessa, rimessa in attacco per l'Esperia, è già il terzo fallo di squadra per l'Antonianum dopo un minuto e mezzo poco più del secondo quarto. Si lamenta il pubblico di casa, Locci con un gran recupero e poi va a lanciare il contropiede di Russell Jordan, costretto ad arrestarsi, ma è buono lo scarico per Marco Locci, che evita il contatto e appoggia al vetro i primi due punti della sua partita. Antonianum sempre lì comunque, nonostante di tanto in tanto qualche difficoltà, un possesso pieno di differenza tra le due formazioni, 20-17. Gianmarco Fois per Manuel Fois, la serie di finte su Daniele Locci e la tripla senza ritmo per l'ex Scuola Basket Cagliari. Canestro che permette all'Esperia di allungare sul più 6. Vediamo come risponde Daniele Locci. I due hanno ingaggiato quasi un duello personale ora, e arriva a realizzare anche Daniele Locci. Pure per lui è il primo canestro della partita. Sta nascendo una partita nella partita, insomma, abbastanza interessante. Manuel Fois per Orru, mette un po' di ordine nelle spaziature esperine, quantomeno ci prova. Poi il tentativo qui di ribaltamento è un po' telefonato. Jordan si ritrova il pallone in mano, Musiu spara da tre punti, c'è il fallo di Daniel Orru e ci saranno tre tiri liberi per il playmaker in canotta numero 2. Grandissima giocata di esperienza di Francesco Musiu, che si fa cadere addosso Daniel Orru, guadagnando tre tiri liberi, giocata che si vede spesso nei livelli più alti, richiede grande abilità, conoscenza del gioco e certo tanta furbizia. Giocatore navigato Francesco Musiu, con esperienze anche nella vecchia C1 con le sue varie denominazioni, anche quella di DNC.
dentro anche il secondo, 21-23. Dentro anche il terzo. 12 punti, già ora 7-18 dal termine del primo tempo per Francesco Musiu, discretamente carico, insomma, all'inizio di questa partita. Rimessa dal fondo per Manuel Foyce con l'Antonianum che ora va a disturbare. La rimessa dell'Esperia, Esperia che però ne esce molto bene con Picciau. Villani battezzato da tre punti, tripla a segno per Fabio Villani che si iscrive pure lui sul tabellino dei marcatori della partita. L'Antonianum ha rischiato un po' con quella difesa, è stata punita. Sì, grande press breaker dell'Esperia. Qua fa... grande press breaker dell'Esperia che punisce il tentativo di pressing dell'Antonianum trovando una bomba molto aperta di Villani. A volte l'idea del pressing è anche quella di forzare, di sfidare un po' situazioni precoci durante i 24 secondi sperando così in un impatto psicologico. Villani dall'alto della sua esperienza è riuscito a segnare con grande freddezza. Interruzione della partita, 6 minuti e 52 secondi ancora da giocare nel primo tempo in questo Palantonianum caldissimo nonostante l'aria condizionata sia accesa, un'altra caratteristica positiva di questo impianto ristrutturato di recente con una società che lavora tanto da questo punto di vista, che si è dotata appunto di un centro sportivo davvero di prim'ordine, così come l'Esperia del resto negli anni ha saputo sistemare la storica palestra di via Pessagno, rimodernarla e poi cercare di valorizzare anche tutte le altre strutture sportive. Stiamo parlando anche in questo caso insomma di una polisportiva che abbina anche la storica sezione dell'atletica e quella del nuoto. Dopo il time out le squadre tornano in campo, l'Esperia ha cercato di prendere un po' l'inerzia, è stata avanti anche di 6 lunghezze ma l'Antonianum non vuole mollare, ora 26-22. Gli arbitri che stanno cercando di tenere in pugno una partita non semplice, caratterizzata da tanti contatti e da intensità veramente estrema, stanno arbitrando direi anche abbastanza bene fino a questo punto. Musiu va verso sinistra, lo segue come un'ombra Daniel Orru, l'uscita dal blocco di Marco Loci, c'è Paddeo, Antonianum che prova a costruire un vantaggio ma non è semplice perché difende forte anche Manuel Foyce, alla fine cede, c'è il tentativo di stoppata di Manuel Foyce su Jordan, direi evidentemente falloso col braccio che si abbassa a cercare il pallone, trovo abbastanza condivisibile anche questo fischio, non ci sono infatti delle proteste. E Jordan in lunetta, giocatore come detto di passaporto britannico ma ormai si può considerare sardo di adozione, vive e gioca in Sardegna da tantissimi anni, è stato pure lui anche negli anni scorsi uno dei protagonisti in Granata. Il secondo tiro libero è ugualmente sbagliato così come il primo e allora si continua a giocare con Villani che va a prendersi i compiti di regia ora per l'Esperia, preso in consegna da Mattana, il pallone subito sotto per Picciau, se non sbaglio un gioco simile lo abbiamo visto anche in gara 1 per cercare di beffare subito la difesa attaccando il pitturato. Sì, questo tecnicamente si chiama gut screen, cioè un blocco in genere giocato con i giocatori interni, con i giocatori lunghi, ma che l'Esperia utilizza a regola d'arte per favorire le doti di uno contro uno vicino a canestro di Riccardo Picciau, che può ricevere con l'aria sgombra circondato magari da due tiratori negli angoli. Qui sfortunato Jordan, è lui l'ultimo a toccare, dunque ha la possibilità di rimettere dal fondo l'Esperia, 26-22.
in favore degli ospiti. 6 minuti 16 secondi al termine del secondo quarto. Rua a eseguire la rimessa, giocatore cresciuto nel vivaio dell'Esperia, qui non si intende con Gianmarco Fois, la palla finisce dritta sulla panchina esperina, manca che rispedisce sul parquet Floridia al posto di Orru. Viene rincuorato dal suo allenatore oltre che dal dirigente Pierpaolo Tarica, e Musiu che si occupa di portare il pallone nella metà campo d'attacco per l'Antonianum, riceve il consegnato da Daniele Loci, ancora Musiu. Daniele Loci prova a dare un'occhiata verso Russell Jordan che cercava di prendere posizione in posto senza però riuscirci. Allora Marco Loci, Jordan, 3 secondi allo scadere dei 24, prova a forzare un pochino e a prendersi responsabilità Jordan, perché l'Antonianum non era riuscito a costruire vantaggio. Alla fine riesce a sfondare il muro difensivo esperino. Jordan, sesto punto personale, meno 2 Antonianum, 26-24, e time out stavolta per l'Esperia con la conferma di quell'andamento complessivo già visto sabato scorso, ovvero una partita che va tendenzialmente abbastanza a sprazzi, un po' da una parte e un po' dall'altra. Sì, condizionata ovviamente da non sempre delle scelte molto lucide, delle spaziature non sempre precise che favoriscono un po' di palle perse, che sono in genere le matrici principali delle giocate di contropiede e dell'andamento così a scatti, così sinusoidale della partita, così come giustamente hai rilevato avvenne pure in gara 1. Ci aspettiamo una partita ovviamente tirata, giocata sull'intensità, nessuna delle due squadre ha voglia di lasciare questa partita, meno che meno l'Antonianum, che ha le spalle al muro e la sua unica speranza per continuare la stagione è vincere la partita di stasera. Riepiloghiamo anche la situazione, falli di squadra sono 4 per l'Antonianum e 3 per l'Esperia, 5:45 dal termine del secondo quarto. Ora è Floridia che va a costruire l'azione d'attacco dell'Esperia. Manuel Fois che riceve il suggerimento del compagno, si allacciano Picciau e Musiu, il fallo è del playmaker dell'Antonianum. Vediamo un po' anche qual è la sua situazione personale. Non appena verrà alzata la paletta dagli ufficiali di campo, è soltanto il primo per Francesco Musiu, ma come preannunciato non ci sono altri falli da spendere per l'Antonianum, che dunque paga dazio e manda Picciau in lunetta. Come detto, 28 punti in gara 1, a tratti devastante dal punto di vista offensivo. Primo libero a segno, terzo personale per il giocatore che nel 2018 ebbe anche l'opportunità di affrontare la preparazione pre-campionato con l'Eurobasket Roma, guidato all'epoca da coach Fabio Corbani. Errore dall'angolo, ma sale altissimo per il rimbalzo, Padeo non riesce nel tap-in. E allora Manuel Fois, passo d'incrocio, capisce tutto sul passaggio di riapertura verso il perimetro Jordan. Antonianum ad attaccare, Padeo si trova in difficoltà e fa rimbalzare il pallone sulle gambe di Villani, ottenendo quantomeno la rimessa. Villani, che ovviamente è giocatore di mestiere, prova a sbilanciare usando il corpo l'avversario. Proprio per questo motivo Padeo si lamentava, perché avrebbe voluto un fallo a favore. Torna Nicola Manca intanto, ed è uscito Gianmarco Fois. Manca che ha avuto un ottimo impatto nel primo quarto. Jordan viene inizialmente fermato da Manca, ma poi ritrova il pallone e realizza l'ottavo punto della sua partita. Meno 1 Antonianum, 27-26, ultimi 5 minuti del secondo quarto. Picciau è pronto, Manca che poi si sposta verso il centro dell'area, gran giro e tiro qui di Riccardo Picciau, che quando l'hai allenato tu in Serie B, coach, faceva leva probabilmente sulla sua esplosività muscolare, e qui però sembra aver aggiunto anche tante altre cose nel frattempo. Sì, è ottimo lo staff dell'Esperia nel fargli scoprire tante di queste abilità vicino a canestro. Ecco, come qua vediamo, anche perfettamente in grado di essere altruista, mette i piedi in area, fa collassare la difesa e fa segnare Villani indisturbato da 3 punti. E allora ricacciata indietro l'Antonianum, 32-26. Loci
uno contro uno dal post basso contro Manuel Foyst, tiro in fadeaway con errore, tap out di Nicola Manca, poi il pallone che schizza tra le mani di Floridia, sovrannumero in contropiede ma poi perde un po' la maniglia il giocatore in canotta numero 9, lucidità però di Villani che pesca là sotto Nicola Manca, fallo della difesa e due tiri liberi per l'ex Sestu. Ruggeri intanto è a stare in campo per l'Antonianum, Ganga invece per l'Esperia, credo al posto di Manuel Foyst. Secondo fallo personale, se non ho visto male, di Musiu, di Jordan, chiedo scusa, di Jordan. Musiu è uscito ed esce anche Paddeo per Astara, queste le mosse di Zurru. Intanto forse qualche piccolo problema fisico per Manuel Foyst che viene preso in consegna dallo staff medico dell'Esperia a bordo campo. Manca segna il secondo tiro libero. Sesto punto personale. Locci per Astara. 3:40 per la pausa lunga. Marco Locci, un'occhiata verso Jordan, tripla frontale per Daniele Locci, solo ferro, il rimbalzo stavolta è comodo per Fabio Villani e quindi Picciau subito a esplorare la situazione di post basso per Manca, fermato da Locci in maniera regolare secondo gli arbitri, 3 contro 1 in contropiede per la Speria, per l'Antonianum, sbaglia però la squadra di casa questa ghiotta opportunità in sovrannumero. L'apertura di Picciau in angolo per Villani, tripla sbagliata, mentre i giocatori dell'Antonianum, qualcuno quantomeno in panchina chiedeva in precedenza lo sfondamento che però non è stato accordato, si rialza senza conseguenze, che sia abbastanza dolorante. Daniele Locci, Ruggeri, ricordiamo classe 73, giocatore molto esperto, il secondo più esperto dell'ultima C-Silver dopo l'eterno Maurizio Pedrazzini, che invece è classe 70 e nonostante i 49 anni è ancora capace di queste accelerazioni. Romano Ruggeri beffa la difesa qui nell'Esperia e va a guadagnarsi una gita in lunetta. E ottima lettura del pick and roll centrale di Romano Ruggeri, che riesce a prendere la corretta decisione entro due palleggi andando a concludere ravvicinato, portando a casa due preziosissimi tiri liberi per l'Antoniano. Prova a ricucire ora Ruggeri, dentro il primo, dentro anche il secondo, sono i primi punti della sua partita. Floridia dal palleggio, si fa vedere Villani, riceve invece Manca, possibilità di mismatch per Picciau contro Astara, ottimo il giro dorsale di Picciau che però si stoppa praticamente da solo con il ferro. Jordan non una gran lettura probabilmente in questo caso, da solo contro tre avversari avrebbe probabilmente dovuto attendere l'arrivo dei rinforzi, ha rischiato forse anche un pochino il fallo in attacco. Ad ogni modo c'è la rimessa dal fondo per l'Antonianum, 2:33 prima della pausa, 33 per chi difende, 28 per chi attacca. L'Antonianum è tornata anche a meno 1 pochi minuti fa, salvo poi venire nuovamente ricacciata indietro dalla formazione cagliaritana. Pausa che permette un po' a tutti di rifiatare a questo punto, nonostante l'aria condizionata e le condizioni ottime di questo impianto, insomma il gran pubblico, la gran massa di tifosi presenti rende l'atmosfera molto, molto calda. Ruggeri sulla rimessa, riceve Piludu, fuori per Astara, circolazione per Daniele Locci che a quel punto ha un quarto di campo libero per attaccare Ganga, anche questa situazione tecnica interessante perché Locci si può scatenare con tutto quello spazio in situazione di uno contro uno, qui però non riesce a realizzare. Allora Floridia reclama il pallone, lo ottiene Ganga, accenno di backdoor e palla schiacciata per terra per Floridia, un pochino pigro nella situazione Piludu che stava per farsi beffare ma riesce a metterci una pezza. Ha chiamato il gioco offensivo da eseguire Ruggeri. Astara si muove sul blocco, creato lo spazio per la penetrazione di Ruggeri, fallo di Floridia e questa è la decisione del signor Ambu e ci saranno direi dei tiri liberi per Romano Ruggeri. È così, liberi per Ruggeri,
che è stato uno dei grandi protagonisti dell'Antonianum in tutti questi playoff. Primo libero che va dentro. Antonianum che ricordiamo ha vinto 2 gare 3 in trasferta nella serie dei quarti contro la Torres, ha vinto poi il sentitissimo derby quartese contro la Ferrini vincendo la Bella in via Pessina, è la sorpresa di questa stagione. Ma come ci diceva anche Federico Manca, non dimentichiamoci che è una squadra che ha dei contenuti tecnici, al netto degli infortuni, o meglio prima degli infortuni, era anche una squadra discretamente lunga e dunque aveva le credenziali per dire la sua in questo campionato di C-Silva. Sì, sì, decisamente l'Antonianum ricca di ragazzi veramente interessanti dal punto di vista tecnico, con una grande con un marchio di fabbrica ben riconoscibile, determinato dalla loro provenienza dal vivaio quartese per la loro maggior parte naturale, ha dovuto fare a meno, per dirne una, di Musiu per lungo tempo, ma appena trovato ampia disponibilità da parte dei suoi ragazzi, certo a sorpresa apparentemente, ma poi noi sappiamo benissimo che quando si arriva fino in fondo non ci si arriva mai per caso, quindi le loro virtù le stanno mettendo a frutto proprio nella fase finale della stagione, che tra l'altro è la fase in cui conta veramente arrivare pronti. Picciau per l'Esperia, il blocco di Ganga, l'uscita di Villani che viene però marcato d'anticipo molto bene da Ruggeri. Allora Picciau non sa bene cosa fare di questo pallone, 7 secondi per il tiro di Manca che deve inventarsi qualcosa, gran virata e gran movimento. Nicola Manca, giocatore di gran talento che può esprimere secondo me anche a livelli superiori rispetto a questo, si butta dentro ancora Jordan contro quasi tutta la difesa dell'Antonianum. C'è il fallo di Ganga che è molto nervoso, qui avrebbe voluto invece un fallo di sfondamento, non è così secondo Emilio Mura, proteste anche di Daniele Locci, sono situazioni sempre di difficile valutazione. Noi ci fidiamo ancora del giudizio arbitrale. 2 liberi per Jordan. Si discute un po', si prova a tenere i nervi sotto controllo. Jordan deve ancora attendere prima dei suoi liberi. Jordan che ha quota 8 punti in questa partita. Meccanica di tiro un po' farraginosa per Jordan, sbaglia anche il secondo e allora si resta sulla più 5 Esperia, 35-30. Picciau, Villani, Ruggeri passa dietro il blocco, Manca a sfidare ancora Jordan, è più rapido di piedi, lo può attaccare quella situazione. Come vedi il duello in questo caso tra Manca e Jordan, con Manca che cerca di attaccarlo appunto in virtù della sua velocità di piedi, di mettere il pallone per terra molto spesso. Sì, questa è una situazione da chiaro piano tattico dello staff tecnico esperino. Manca attacca lontano da canestro Jordan ed è la terza occasione a mia memoria in cui lo fa con successo, e anche in quelle le due occasioni precedenti davvero con dei pregevolissimi gesti tecnici. Manca giocatore lungo atipico che sta imparando anche ad assorbire un po' di colpi, un po' di botte necessarie, abilità da avere per giocare vicino all'area, giocatore in grande crescita tecnica. Altri 2 punti allora per Nicola Manca. È ripristinato il più 7 Esperia, 37-30, sempre un grande sforzo da parte dell'Antonianum per tenersi in linea di galleggiamento, ma poi arriva la risposta dell'Esperia. Vediamo la tripla ora di Astara con Floridia che sale più in alto di tutti a rimbalzo.
prova a frenare la sua transizione Piludu. Il pallone è ribaltato per Picciau, muove il perno, corretta anche questa chiamata della signore Milou Mura di Cagliari. Paddeo, 40 secondi al termine del secondo quarto, Ruggeri col palleggio aperto, in punta c'è Piludu, Paddeo ancora, il pallone che arriva sotto per Ruggeri, giro e tiro immediato con errore, ma è più reattivo a rimbalzo Piludu. C'è dunque l'extra possesso Antonianum, palla in mezzo alle gambe per Loci, poi Astara prova a giocare a due con il compagno, c'è l'intercetto con un piede e dunque il cronometro dall'azione d'attacco dell'Antonianum viene portato a 14 secondi, sono 19 e mezzo invece per andare negli spogliatoi per la pausa di metà partita. Astara sulla rimessa, esce dal blocco Ruggeri, quindi Paddeo, blocco per Astara che può pensare di prendere il tiro, ma c'è il close out puntuale di Ganga, penetrazione, errore, e ci sono ancora 8 secondi a disposizione dell'Esperia per provare a prendere l'ultimo tiro del secondo quarto, rischia di combinare un mezzo pasticcio Ganga, poi manca la tripla sulla sirena, secondo ferro, termina il primo tempo al palo Antonianum, Esperia avanti 37-30. Così come in gara 1, questa partita si sta rivelando uno spettacolo dal punto di vista dell'intensità e dell'agonismo. Avanti la squadra ospite, ma la partita è più viva che mai. Noi ci risentiamo tra una decina di minuti circa per il racconto del secondo tempo. Eccoci tornati in diretta dal Pala Antonianum di Quartus Antelena, pronti a raccontarvi il secondo tempo di gara 2, finale playoff del campionato di Serie C Silver. Antonianum contro Esperia con la squadra ospite in vantaggio nella serie in virtù dell'80-64 maturato tra le mura amiche di via Pessagno sabato scorso, in vantaggio anche questa sera sul punteggio di 37-30 dopo i primi 20 minuti di gioco, partita comunque apertissima come era già stato anche in gara 1. Si torna in campo con Paddeo, Daniele Loci, Marco Loci, Musiu Jordan per l'Antonianum, Ganga, Picciau, Villani, Floridia, manca invece per l'Esperia. Non c'è un posto libero qui alla Palantonianum già da un'ora prima della partita, l'abbiamo già detto, lo ribadiamo, grande entusiasmo per questa serie finale con l'Antonianum che arriva con i gradi un po' di underdog ma che sta dimostrando insomma di avere cittadinanza all'interno di questa serie. L'Esperia che invece è un po' la favorita e che cerca di trovare una dimensione più consona al suo blasone riguadagnando quel campionato diciamo di ex C1, si chiamerebbe C-Gold in questo caso, ma la dimensione è un po' la stessa, che aveva lasciato per l'ultima volta nel 2006 quando questa squadra era allenata da Pietro Carlini e che per l'ultima volta ha sognato la Serie B quando l'allenavi tu, coach. Sì, sono dei bellissimi ricordi, soprattutto di un Palapirastu gremito per una partita di C1 che ecco attestava anche ormai tanti anni fa la fame di pallacanestro che a Cagliari tuttora esiste, ricordi davvero indelebili che il successo arrise ad un'altra squadra di Cagliari che per ciò che riguarda diciamo il livello tecnico e di spettacolo, ok, va bene uguale anche, ecco, anche se vinse la Russo e non l'Esperia.
Ricordiamo, per onor di cronaca, mentre Manca realizza un altro gran canestro, probabilmente il migliore nelle fila dell'Esperia in questa serata fino a questo punto, che l'Esperia sognò poi anche nel 2006 in realtà la promozione in Serie B2, quando l'allenatore era Pietro Carlini, mentre c'è la violazione di passi di Russell Jordan. Quell'Esperia arrivò fino alla semifinale, dove venne eliminata da Giulianova. Poi ricordiamo che in finale, in quella C1, ci andò per l'altro la Mercedes Alghero con Bernardo Musso in campo, che poi abbiamo visto per tanti anni in Serie A1. Questo ci dà anche un po' la dimensione di quanto tempo sia passato, insomma, da allora. 39-30 intanto finisce per terra Manca, il fallo è della difesa e segnatamente mi pare di Marco Locci. È così, fallo di Locci ed è il terzo personale per lui. Antoniano, che ha avuto problemi di falli anche in gara 1 con Jordan, che è uscito anzitempo anche Daniele Locci. Vedremo come andrà questa sera. Villani sul punto di esecuzione della rimessa, qui la dormita sul taglio di Floridia, c'è il canestro valido e c'è il fallo lontano dalla palla ai danni di Picciau. Mi è sfuggito, coach, il colpevole in questo caso, non so se mi puoi aiutare, anche se il sospetto è su Marco Locci, e infatti è il suo quarto personale qui. Non so se sei riuscito a cogliere. Mentre il canestro di Floridia è valido. Dato buono il canestro di Floridia, perché l'Esperia è ora da tabellone ufficiale sul più 11, 41-30, confermiamo, canestro valido per Floridia e Picciau in lunetta dopo il fallo antisportivo subito da Marco Locci. Il primo libero di Picciau è sbagliato, lamenta ancora qualche dolore al costato dopo la botta subita in precedenza. Marco Locci che per ora resta in campo, 0 su 2 per Picciau, ma ci sarà il possesso aggiuntivo per gli Esperini. Villani sul punto di esecuzione della rimessa, chiede il pallone Picciau, riceve invece Floridia. Il pallone ancora per Riccardo Picciau, che ora vuole giocare l'uno contro uno, scarica per Manca contro Jordan, cerca un passo d'incrocio, poi sputa fuori per Ganga. Floridia in ritmo da tre punti, o quasi, insomma, era più che altro un tiro in emergenza, non troppo in equilibrio. Qui Locci rischia lo sfondamento, riesce però a scaricare per Jordan, canestro con fallo è potenziale gioco da tre punti ancora per il lungo dell'Antonianum. 41-32, massimo vantaggio in precedenza per l'Esperia sul più 11, l'Antonianum però non ci sta. No, l'Antonianum assolutamente non ci sta, costruisce un canestro in transizione, il modo per loro, e non solo per loro, più semplice per andare a canestro con Jordan, che guadagna anche il tiro libero supplementare e chiude un mini parziale Sperino che poteva diventare davvero pericoloso per l'Antoniano. A 33 dopo il libero realizzato da Jordan, palla che transita in post basso per Manca, il movimento di potenza contro Jordan, aperto lo spazio per la tripla frontale importante a segno Piero Ganga per il nuovo più 11 Esperia. Siamo sul 44-33 e come già accaduto in gara 1 l'Esperia prova a scavare il break nel terzo quarto, qui rischia di scivolare Ganga. Tripla in transizione anche per Villani, questa però è cortissima. Allora sospiro di sollievo per l'Antonianum, che potrà rimettere dal fondo e cercare di riorganizzare le idee. 7-51 al termine del terzo quarto, più 11 per il Granata, 44-33, è la prima spallata importante alla partita questa da parte dell'Esperia. Coinciso con una giocata apparentemente inaspettata di Piero Ganga, che sta offrendo una prestazione difensiva sopra le righe, sempre costantemente col petto davanti all'avversario diretto con palla, grande difesa di squadra, e si è fatto trovare pronto con ottima spaziatura, probabilmente battezzato nel mettere un tiro frontale da tre punti
davvero, davvero importante nel momento della gara, che ha costretto coach Zurru a chiedere istantaneamente time out per parlarci sopra. Antonianum che non vuole lasciare nulla di intentato, vuole provare a rispondere a questa partenza forte nel terzo quarto dell'Hesperia. Se non ho contato male, siamo su un parziale di 8-3 fin qui nel terzo periodo per l'Hesperia. E così 8-3 di parziale, partenza lanciata per il quintetto di Manca dopo il rientro dagli spogliatoi. Daniele Locci, vediamo come esce appunto dal timeout di Zurru. L'Antoniano, partenza verso sinistra di Francesco Musiu, seguito come un'ombra da Villani, capisce tutto, però Manca che marca molto bene d'anticipo Jordan e favorisce il recupero poi amministrato da Picciau. Vuole il pallone, spalle a canestro Floridia, contro Piludulo, può attaccare, bel giro sul perno di Floridia che però poi sbaglia la misura del semigancio. Allora Musiu attende i compagni, sistema un po' le spaziature, Paddeo vede la possibilità di tirare da tre punti ma poi si affida a Piludu, movimento sul perno, gran scarico per Locci che però rovina tutto mancando un appoggio all'apparenza molto semplice da distanza ravvicinatissima. Resiste il più 11 Hesperia, chiamata offensiva di Picciau, il movimento di Manca e poi l'uscita di Floridia, il pallone è dentro per Nicola Manca, ancora un possesso molto ben congegnato da parte dell'Hesperia con Floridia che fa finta di uscire a ricciolo fuori, il pallone che arriva fortissimo dentro per Manca per sorprendere la difesa. Locci qui di prepotenza va a prendersi altri due punti, soltanto quattro personali per lui. L'Antoniano ha inevitabilmente bisogno del suo gran talento offensivo. Picciau probabilmente spinto da Paddeo lungo la linea di fondo campo e dunque c'è il fallo, è il primo di squadra per l'Hesperia. Per l'Antonianum, chiedo scusa, anzi il terzo di squadra per l'Antonianum in questo terzo quarto, uno invece per l'Hesperia. Rimessa dal fondo per Villani, esce Paddeo, torna Marco Locci, a disposizione di coach Zurru. Villani sulla rimessa, trova Floridia che cerca ancora Villani appostato là sotto canestro ma capisce tutto la difesa dell'Antonianum. Locci subisce il fallo poi della difesa a sua volta e Manca stavolta se la prende, mi pare con Manca per un errore commesso in precedenza, e Locci che prova ad aumentare il suo bottino personale. Litiga però col ferro in occasione di questo primo tiro libero. 6-16 per l'ultimo mini intervallo. Segna il secondo Locci. Che ora lascia il campo per Paddeo. Ancora Picciau a giostrare in regia per l'Hesperia. Il pallone stavolta arriva fuori per Floridia, la chiamata è simile a quella vista in precedenza, stavolta invece si sviluppa questo fade away alla grande. Nicola Manca, canestro da applausi che strappa consensi un po' dappertutto qui al Palantonianum per la sua esecuzione anche molto elegante. Cambio di mano di Musiu che mette in ritmo dall'angolo Marco Locci, tripla importante ma sbagliata, Jordan non riesce a correggere al rimbalzo e allora l'Hesperia, in virtù del canestro realizzato in precedenza, ha riscritto il massimo vantaggio e ora lo fa nuovamente con questa corsa in campo aperto di Nicola Manca che evita il tentativo di stoppata di Russell Jordan. Più 14, 50-36. Coach, l'Hesperia ora ha in mano molto bene direi l'inerzia della partita e l'Antoniano ha bisogno di un extra sforzo per tenersi in vita. Ora Floridia, un altro stop difensivo per la squadra di Manca che lavora per la ricezione, spalle a canestro di Picciau, assist no look per Manca, dialogano alla grande i due con Picciau che riceve da sotto, trova il fallo della difesa
la spinta di Paddeo, due tiri liberi. Esperia in gran fiducia, ti dicevo prima, coach, mentre arriva il time out per l'Antonianum, forse anche un pizzico di nervosismo o meglio di frustrazione a questo punto, è anche comprensibile. Esperia che ha in mano decisamente ora l'inerzia della partita. Sì, il momento è decisamente dalla parte esperina, costruito con la loro proverbiale grande pressione difensiva e con le chicche tecniche che oggi ci sta regalando Nicola Manca. Ci ha fatto vedere una grandissima varietà di conclusioni, ultima uno svitamento e tiro contro Jordan, ma ultimissimo un assist pregevolissimo per Picciau, che andrà in lunetta per due tiri liberi grazie davvero ad un'intuizione molto molto ben fatta di Manca, che fino ad oggi penso senza tema di smentita possa essere considerato il miglior giocatore della partita. Proviamo a riepilogare un po' la situazione, i punti realizzati fin qui da Nicola Manca. Dovrebbero essere 18, se non abbiamo tenuto male il conto, 18 personali, partita approcciata bene fin dal primo quarto, un giocatore molto molto interessante, esploso a Sestu lo scorso anno, con quella che è l'attuale Astro, e poi si è confermato quest'anno all'Esperia, mentre il primo libero di Picciau è realizzato. Sbagliato invece il secondo, con il rimbalzo per Paddeo. Antonianum che comunque vuole continuare a crederci, si butta dentro qui Musiu. Fallo di Villani, abbastanza evidente, finisce giù Musiu che rifiuta le scuse di Villani e si prepara all'esecuzione dalla lunetta. Fallo duro, è andato però mi pare onestamente a cercare il cuoio, insomma, Fabio Villani, che è giocatore fisico di grande abnegazione difensiva, ma corretto assolutamente, credo questo sia abbastanza innegabile a tutte le latitudini in quest'isola, giocatore peraltro dotato anche di grande fisicità, dunque i suoi interventi possono sembrare anche irruenti talvolta. Musiu non l'ha presa benissimo, probabilmente è volata qualche parola di troppo stavolta con Picciau. Ci auguriamo ovviamente che la partita resti corretta il più possibile, anche perché conosciamo tutti questi ragazzi e sono tutti dei giocatori assolutamente corretti e sportivi. Segna Musiu dalla lunetta, 2-2. Siamo entrati nella seconda metà del terzo quarto con l'Esperia che è scappata via, ha scavato il solco, intanto altro backdoor, Picciau si intende a meraviglia con Manca che però non è pronto a realizzare col semigancio, di nervi l'Antonianum che non ha più nulla da perdere, Loci in ritmo da tre punti per riaccendere la fiammella della speranza, quinto personale per Marco Loci, Zurru in campo a caricare i suoi in questo momento che è cruciale nella partita, con gli animi che rischiano di accendersi. Da una parte si chiede lo sfondamento, da una parte il flopping, è un po' il gioco delle parti. Decisamente sì, la cosa di rilievo è, a parer mio, l'Antonianum che capitalizza ogni cattiva transizione esperina, adesso nata da un errore apparentemente banale di Manca, che ha scalpellato un po' il capolavoro di squadra che avevano costruito Floridia e Picciau. Antonianum prontissima a convertire l'azione difensiva in una transizione che ha procurato un tiro da tre aperto. L'Antonianum di sicuro non muore mai, l'Antonianum darà tutto fino alla fine della partita. Squadra di grande cuore, mentre ci auguriamo che questa pausa sia servita anche per rasserenare un pochino gli animi. Mancano 4 minuti e 37 secondi per l'ultimo mini intervallo di questa partita. L'Esperia è avanti di 10 lunghezze, ne ha avute anche 14 di vantaggio. Marco Loci poco fa con una tripla ci ha messo
una pezza. Ora difesa allungata per l'Antoniano, ma non ha difficoltà a portare il pallone in zona d'attacco l'Esperia, con prima Manca e poi Picciau. Ora nuovamente il numero 3 Granata per Ganga, un'occhiata dentro al movimento di Villani, accenna il backdoor Floridia, che poi riceve in mezzo a una selva di maglie bianche da tre. Floridia di tabella, importante non per gli esteti del basket senz'altro, ma vale comunque 3 per Giuseppe Floridia. Qui vediamo un po' a chi viene assegnato questo possesso, all'Antonianum, dopo quest'altra doccia fredda con la tripla di Floridia. Ora esce Ganga, sottolineato la sua ottima prestazione sotto il profilo difensivo, condita anche peraltro da due canestri da tre punti molto importanti. Qui lavora bene a rimbalzo d'attacco l'Antonianum, che si garantisce questo extra possesso giocato da Paddeo, affrontato da Picciau nell'uno contro uno. Gran canestro di Paddeo, primi due punti della sua partita, con la finta e il cambio di mano ha mandato al bar Riccardo Picciau e ha riportato sul meno 11 la sua squadra. Ora Manca, serve benissimo il taglio di Picciau, che però sbaglia un altro canestro e gli errori banali stanno iniziando a diventare tantini per l'Esperia, che in un certo momento ha dato anche la sensazione di poter scappare via, se non in maniera definitiva direi quasi. Sbaglia però anche l'Antonianum. Picciau, transizione per Manuel Fois, che va su forte e si prende il canestro con fallo. Potenziale gioco da tre punti anche per il giocatore cresciuto nel vivaio della scuola basket Cagliari, di cui conosciamo molto bene la verticalità e la forza fisica. Sì, e non solo, è un ragazzo in grandissima crescita tecnica, crescita che cominciò già ai tempi della Ferrini sotto coach Grandesso, non completata ancora, ma assolutamente in divenire. Adesso conclude sopportando un grande contatto, una grande conduzione della transizione di Ricky Picciau. Errore col tiro libero, Locci per Paddeo, la finta fa saltare Picciau, poi step back da tre. Paddeo stava per regalarci un altro gran canestro. Qui scivola Floridia, c'è probabilmente da asciugare il parquet in quella zona. Fois l'anticipo però di Piludu, che capisce tutto, poi si continua a lottare a terra. Locci vede la linea di passaggio per Musiu, si fa però in qualche modo ipnotizzare dall'avversario, sfuma una potenziale grande opportunità per l'Antonianum per rigirare un po' l'inerzia emotiva di questa partita. Poi il fallo della difesa, si è disperato Musiu per l'errore da matita blu commesso in precedenza dal compagno. È pronto a tornare Jordan, assieme a lui a stare poi anche Romano Ruggeri. 2:42 il tempo, quantomeno dalla parte dell'Antonianum, perché manca ancora tanto al termine di questa partita. Picciau in lunetta, dicevo coach in precedenza, ci sono stati un paio di situazioni in cui l'Esperia avrebbe potuto dare una spallata ancora più forte alla partita, scavare un break maggiore fino al più 16, ma non ha realizzato né con Manca né con Picciau, e probabilmente rimane un po' questo rammarico per il quintetto di Manca. Sì, non è riuscita a portare definitivamente l'inerzia dalla sua parte, a provare a chiudere la partita, sebbene il basket ci insegni che 2:42 alla fine del terzo quarto siano ancora un tempo lunghissimo per poter decretare la fine di un match. L'Esperia tra l'altro concludendo delle azioni condotte davvero in maniera pregevole, con grandi esecuzioni e grandi letture. Prepariamoci, ok, ad un finale comunque ricco di intensità, perché l'Antonianum per nessuna ragione al mondo lascerà questa partita. Il tiro in allontanamento per Piludu è sbagliato. Orru in campo in questo frangente per l'Esperia, si avventa sul rimbalzo difensivo, e poi Picciau, la sua finta su Astara che continua comunque a inseguirlo, poi Manca è accoppiato con Piludu, un po' da riordinare le spaziature dell'Esperia. Manca prova a riaprire per Manuel Fois, dentro sostengono i giocatori dell'Antonianum con mezzo passo in più, non è così secondo gli arbitri, arriva pure un fallo tecnico alla panchina. Fallo tecnico alla panchina dell'Antonianum mentre torna Mattana al posto di Piludu.
le indicazioni proprio per il giocatore in canotta numero 77, mentre Daniel Orrus sarà chiamato a realizzare dalla lunetta. 60-43, massimo vantaggio Esperia. Ora riscritto da Orrus, 61-43. E ora sì, direi, Granata stanno portando l'inerzia in maniera più vigorosa dalla loro parte. Mattana lamenta la panchina la spinta di Chessa, giudicata comunque non fallosa da parte degli arbitri. Tiro dall'angolo di Astara, sbagliato, tocca rimbalzo Manca, porta giù il pallone Foyce. Manuel Foyce rischia di pasticciare, arriva in suo soccorso Picciau e viene fermato con il fallo da parte di Daniele Locci. Dal canto suo direi che l'Antonianum non deve commettere l'errore di lasciarsi andare alla frustrazione e al nervosismo a questo punto, anche perché il livello dei contatti delle Esperie è sempre molto alto anche in questo frangente della partita, e deve provare a giocare un po' come ha interpretato il primo tempo, con lucidità, appunto, senza scadere nel nervosismo. No, certo, sarebbe un errore, un peccato mortale quello di lasciarsi trascinare dalla frustrazione e finire per commettere magari anche dei falli un po' troppo duri. La partita potrebbe avere ancora molto da dire, è chiaro che bisogna interpretarla nella maniera corretta. Sbaglia Jordan Orru per Picciau a lanciare il contropiede dell'Esperia. Picciau lo scarico per il rimorchio di Manca, però arriva l'ultima deviazione da parte di Mattana. Manca 1:09 allo scadere del terzo quarto. 62 per chi attacca, 43 per chi difende. Chessa per Orru. La pressione di Ruggeri non vuole essere da meno rispetto alla pressione sulla palla veemente portata dall'Esperia in questa partita. Qui c'è un fallo di Picciau. Fallo di Picciau che sorprende qualcuno nelle fila dell'Esperia. E Picciau che lascia il parquet per Villani. Siamo entrati nell'ultimo minuto intanto del terzo quarto. Sempre inerzia nelle mani dell'Esperia e Antonianum a cercare nel cuore le energie per rimettere tutto in discussione e non abbandonare il sogno di poter guadagnare un posto in C-Gold, passando ovviamente prima per l'eventuale bella da giocarsi sabato sul parquet di via Pessagno a Cagliari. Locci, Ruggeri, aggredito da Orru che va a cercare il pallone e riesce a recuperarlo per le terre Ruggeri senza fallo secondo il due arbitrale. Stavolta può gestire e lavorare anche un pochino con calma l'Esperia, che lavora per l'uno contro uno di Chessa. Errore il fallo di Gianmarco Foyce, più classico dei falli per fermare la transizione avversaria a 28 secondi e un decimo dal termine del terzo quarto. Secondo personale per Gianmarco Foyce, giocatore nel corso del suo percorso ha ottenuto anche una promozione in Serie B con la canotta dell'allora Sustentu Sestu, mentre Ruggeri segna il primo tiro libero a sua disposizione. E poi lo ricordiamo anche per il campionato di C regionale vinto nel 2017 sempre con l'Esperia, e gli spareggi poi per la Serie B furono sfortunati per la compagine cagliaritana. Villani intanto fino al capolinea, canestro di Fabio Villani, importante per tenere a distanza l'Antonianum. 64-45, 5 secondi si lotta sul pallone, 3 secondi e 8, cronometro fermo, rimessa Antonianum, dunque ancora una possibilità. Canestri a fil di sirena e buzzer beater possono essere sempre importanti per spostare un po' l'inerzia emotiva delle partite. Antonianum può aver bisogno anche di questo. Ovviamente c'è campo per Manca perché vuole alzare
il quintetto lucido, come fa notare coach Caboni, manca in questo caso per difendersi anche magari da eventuali lob, per cercare un canestro facile da sotto. Qui non c'è bisogno, perché capisce tutto in anticipo Stefano Chessa. Termina il terzo quarto e speri avanti, e che ha dato una spallata consistente alla partita. 6-4, 4-5 per gli ospiti. Ci attendono però altri 10 minuti di battaglia, siamo pronti a viverle insieme su Basketland. Una breve pausa, poi ancora in diretta. Eccoci tornati in diretta, ultimo quarto che sta per iniziare qui al Pala Antonianum. Esperia in vantaggio sul più 19, 64-45, dopo 30 minuti di gioco. Break consistente per gli uomini di Federico Manca dopo la pausa lunga, terzo quarto che può aver indirizzato forse in maniera definitiva, vedremo, questa partita. 19 punti da recuperare dunque per l'Antonianum per tenere vivo il sogno di laurearsi campione regionale, di volare in C-Gold, mentre Foyz attacca subito il corridoio di penetrazione, poi la tripla favorita dall'extra pass di Villani, errore, fallo di Gianmarco Foyz su Ruggeri ed è il terzo personale per lui. Antonianum che ricordiamo ha comunque trascorsi a livello nazionale nel campo femminile, dove si è fatta onore per tanti anni anche l'allora campionato di A3, che ora non esiste più, mentre c'è questo movimento di Mattana che però non viene coronato dal canestro, che si aveva boccato alla finta. Società che può contare su un ricchissimo e numeroso settore giovanile e che in casa si è costruita quasi tutta questa squadra, mentre Astara torna in panchina. C'è Francesco Musiu. Orru. Ruggeri con grande sacrificio va a contendergli il pallone e poi il recupero di Mattana. Due punti facili per il giovane classe 98. Due punti cui merito va senz'altro ricercato nella voglia di Romano Ruggeri. Villani a terra, tutto regolare però. Foyz, Manuel Foyz nella circostanza, seguito da Daniele Locci, mantiene il palleggio aperto. C'è quindi Stefano Chessa, 4 secondi, l'Esperia non è ancora riuscita a costruire un granché. Si butta sul pallone Francesco Musiu, fallo di Chessa, dovrebbe essere questa la chiamata. Grande cuore comunque da parte di tutti i giocatori dell'Antonianum, prima Ruggeri, poi Musiu, forse il primo di Chessa, se non ho visto male. ...8:51... siete tanti a seguirci anche questa sera, noi vi ringraziamo, almeno 500 spettatori qui sugli spalti della palestra di via Monsignor Angioni, e anche 200 contemporaneamente in diretta su Basketland. Intanto c'è la persa per l'Antonianum e la rimessa eseguita ora da Daniel Orru. Foyz e poi Chessa, si lascia un po' ingolosire qui Mattana dalla ricerca del pallone. Secondo di squadra per l'Antonianum, due sono anche quelli dell'Esperia. C'è ora anche, mi pare, del trash talking tra Chessa e Mattana. Sì, direi di sì. Stavo osservando un pochino la situazione, due si stanno un po' sfidando, mentre Orru prende un tiro piedi per terra, di solito sono sui preferiti, stavolta però non trova il bersaglio. La trattenuta di Gianmarco Foyz è abbastanza plateale qui ai danni di Romano Ruggeri, che chiede un fallo antisportivo. Si arrabbia tantissimo il playmaker dell'Antonianum, forse mi è parso insomma che non abbia
tutti i torti nella circostanza. Tu come l'hai visto? Sì, poteva sembrare, ma io sono sempre del parere che l'arbitro è più vicino di noi e ha veramente un tempo infinitesimale per decidere, per cui seppure ecco, fosse stato un errore arbitrale, sarebbe stato assolutamente da trattare col massimo dell'indulgenza. Assolutamente, mi era parso insomma che non ci fosse l'intenzione di Gianmarco Foyce di andare a cercare il pallone poco fa. Partita che, come mi fa notare coach Caboni, si sta un pochino sporcando, c'è Kessen Lunetta. Il primo va dentro. E anche il secondo per Stefano Chessa, i primi due punti dell'Esperia peraltro in questo ultimo quarto di gioco, iniziato da poco più di due minuti. Mattana fuori per Loci, tiro da due punti sul secondo ferro, rimbalzo offensivo per Mattana che tira in allontanamento, primo ferro e poi Foyce a portare giù il rimbalzo. Ruggeri sostiene di essere andato sul pallone, secondo indicazione del signor Ambu c'è invece il fallo. Primo personale, 7:44 al termine, vantaggio Esperia sempre di 19 lunghezze. Si alza dalla panchina Marco Loci per l'Antonianum. Esce Mattana proprio per il numero 3 bianco-blu. Foyce per Stefano Chessa, si riparte. Esperia che cercherà di amministrare l'Antonianum con il cuore per provare il miracolo di rimettere in discussione questa gara 2, evitando che dunque il titolo regionale e anche la promozione in C-Gold vada all'Esperia. Infortunio per Villani, intanto sembrato un po' la classica vecchietta, probabilmente quella che in gergo viene definita così. Il gioco che è stato interrotto, Villani a terra. Prova a spiegarsi ora con Marco Loci, gli rimprovera di aver spostato in avanti il ginocchio provocando volontariamente questa situazione. Loci dal canto suo si spiega. La discussione va avanti e la sensazione, no, è quella che mi confessavo in precedenza, che la partita si stia sporcando un po' e speriamo non trascenda, non vada oltre certi limiti. No, non sarebbe certamente il finale degno di una partita del genere, assolutamente lungi da noi dal voler assistere a delle corride, a delle cacce all'uomo. Speriamo sia solo un momento della partita o quantomeno una nostra impressione sbagliata. Ruggeri, il ferro, si beve la sua conclusione dalla media distanza e poi c'è anche un fallo contro Marco Loci che dunque deve lasciare la partita. Quinto fallo di Marco Loci. Perde un tassello importante l'Antonianum a 7 minuti e 14 secondi dal termine. E c'è già il bonus dopo nemmeno tre minuti. Cortissimo il primo libero di Chessa. Esperia che dunque ha di fatto la partita un po' in discesa, un bel po' in discesa a questo punto, ma manca ancora tantissimo. Dentro il secondo per Chessa. Sesto punto personale. Paddeo a costruire per l'Antonianum. Daniele Loci
unico Locci in campo a questo punto. Ruggeri, il tiro in corsa per cercare anche il contatto con Daniel Orru, trova appunto il fallo, non il canestro, era in azione di tiro. Ruggeri dunque si presenta in lunetta, esce Orru, c'è spazio per la fisicità di Giuseppe Floridia. Ruggeri, primo tiro realizzato. Arriva in doppia cifra con questo secondo tiro libero Romano Ruggeri, 5-1, 6-7, meno 16 Antonianum, ci crede ancora la squadra quartese. Floridia, Manuel Fois in punta, il blocco granitico di Gianmarco Fois che poi va a bloccare anche per l'uscita di Fabio Villani, cerca spazio in penetrazione, gli oscura la vallata Daniele Locci, poi il pallone torna nelle mani di Fabio Villani, pure lui in doppia cifra con 10 punti realizzati, 69-51. La Esperia mantiene sempre l'inerzia dalla sua parte. Francesco Busiu, il suo ball handling, poi linea di fondo per Daniele Locci, tentativo di stoppata di Manuel Fois, dopo l'errore arriva il rimbalzo, il canestro di Russell Jordan. 69-53, Floridia scarica armando la mano di Villani, errore, Locci si allaccia con Ruggeri, fallo ancora di Romano Ruggeri che sta provando a metterci un po' tutto quello che ha da dare a questo punto della partita. E il secondo fallo personale, ovviamente la situazione di bonus non sorride all'Antoniano che paga dazio per ogni fallo speso. Gianmarco Fois col primo tiro libero sporca anche lui il suo tabellino, primo punto realizzato e arriva anche il secondo. Esce Locci, c'è spazio per Piludu, 6 minuti 6 secondi al termine del match. Esperia in fuga, 7-1, 5-3 in favore di chi difende. Paddeo sul perimetro per Piludu, si allacciano per un istante Ruggeri e Chessa, il possesso che si sviluppa ora in angolo per Musiu che attacca il close out, si butta dentro, non è fortunato, e allora Villani prova a rallentare un po' il battito della partita. Fallo ancora di Musiu che poi ha ricevuto una sbracciata da Villani ma assolutamente involontaria, terzo personale ed Esperia che torna in lunetta. Immagino che questi ultimi 5 minuti e spiccioli saranno una lunga processione dalla lunetta per gli assalti disperati insomma dell'Antoniano. Sì, data la precoce entrata in bonus dell'Esperia è probabile che questo sia la sceneggiatura per il finale della partita. L'Antoniano proverà comunque fino alla fine, proverà Ruggeri con la sua esperienza a trascinare la sua squadra. Certo, la gara per l'Antonianum a questo punto è ampiamente compromessa, ma ne abbiamo viste tante partite, aspettiamo a decretarne la fine. Qui Chessa provava a beffare Ruggeri con il backdoor, ma con la sua esperienza è riuscito a venirne a capo. Esce Fois, come sempre molto generoso con il suo apporto, torna Manca, fin qui MVP della partita, vedremo se sarà così ancora fra qualche minuto. Ancora Ruggeri e Chessa ad allacciarsi mentre il gioco prosegue, nulla da ravvisare per gli arbitri. Ruggeri mette palla per terra sempre contro Chessa che però non gli concede spazio. Musiu, 3 secondi poi 2 per il tiro dell'Antonianum, 1 e 3 quello che è rimasto sul cronometro, dovrà cercare di trovare un tiro in emergenza il quintetto di Pier Francesco Zurru. Continuano le storie tese tra Ruggeri e Chessa, Musiu non riesce nel miracolo e allora si va avanti. Floridia dal palleggio, Chessa, qui la sbracciata su Ruggeri, vediamo di chi è il fallo. Il fallo è di Ruggeri, ma i due si stanno beccando da un po'.
Esce Fabio Villani. Torna Riccardo Picciau. Chiede calma, manca in panchina. Ovviamente l'Esperia avrebbe tutto da perdere nel caso in cui la partita trascendesse da questo punto di vista. Decisamente l'Esperia deve pensare ad amministrare al meglio gli ultimi 4:42, abbassando il ritmo e chiaramente rifuggendo da ogni tentativo così di gioco sporco, che magari per situazioni anche pregresse fra i ragazzi adesso pare stiano emergendo nel finale della partita, sebbene non facciano minimamente parte del bagaglio tecnico e culturale di tutti i ragazzi in campo, che posso dire di conoscere personalmente dal primo all'ultimo. Daniele Locci commette fallo di sfondamento e dunque non riesce l'Antonianum a invertire un po' il trend, l'inerzia della partita. Peraltro quello appena commesso era il quarto fallo personale di Daniele Locci. Floridia ribalta il lato per Manca. Chessa. Arriva il fallo di Saba, nuovo ingresso in campo per l'Antonianum. Spinta abbastanza evidente da parte del numero 20. Errore per Chessa. Giocatore classe 1993, lunghi trascorsi per lui all'Olimpia Cagliari, dove ha già avuto modo di militare, come detto, in Serie B, ma anche nella ex DNC. Paddeo non riesce a trovare né il contatto falloso né il canestro. Floridia, ovviamente Esperia che giocherà d'ora in avanti anche un po' con il cronometro. Nicola Manca scambia con Picciau, che si prende la tripla dall'angolo, trova soltanto il ferro. Arpione, il rimbalzo Giuseppe Floridia, non c'è il fallo, l'ultimo tocco è suo, mi viene da pensare, mentre esce Chessa e torna Villani, che anche Floridia, così come altri giocatori dell'Esperia, in caso di promozione in C-Gold troverebbero una dimensione tecnica un po' più consona anche al loro valore, alla loro cifra tecnica. Sì, sì, questo è l'aspetto più importante della promozione in C-Gold, permette a diversi ragazzi cagliaritani un palcoscenico di qualità migliore rispetto a quello che hanno trovato negli ultimi anni, sempre come poi auspicio e speranza un giorno di far parte, parlo per i più giovani ancora, per i più giovani che si stanno affacciando al basket, di trovare un ambiente tecnico senz'altro più favorevole e che permetta una crescita più decisa, proprio perché è l'ambiente che determina la crescita dei giocatori, così come quella degli arbitri e di tutte le componenti del nostro meraviglioso gioco. 13-17, fallo di Saba, secondo personale, anzi non era, era bensì il quinto di Daniele Locci, chiedo scusa, quinto fallo di Daniele Locci, e termina qui direi verosimilmente a questo punto la sua stagione. Vedremo come andranno poi gli ultimi 13-17 della partita. L'Esperia che a questo punto, in questo momento, ha pienamente in mano la partita sul 74-53, come vedete anche nella nostra grafica. Paddeo, Astara, poi Saba, Piludu lungo la linea di fondo, arriva l'aiuto di Manca, il tiro in reverse con errore, Manuel Fois per Picciau, e ora l'Esperia che vuole gestire, vuole abbassare i toni e il ritmo della partita. Floridia, Picciau,
mette palla per terra sfruttando il blocco di Nicola Manca, poi va a giocare spalle a canestro contro Jordan, riapre fuori, tripla frontale di Manca, errore ma extra possesso. Antonianum evidentemente a questo punto sulle gambe, anche dato tutto anche oggi la squadra di Zurru. Foyce dall'angolo a riprovarci, altro errore di tocco, Picciau sbaglia e poi c'è Astara. 2.35, scorre il cronometro per l'Esperia, recupera Foyce, tocca però con il piede, il possesso è per l'Antoniano. Spazio per i più giovani, esce Floridia, si inizia a sentire il profumo della festa in casa Esperia. Campo per Pandori. Anche se il pubblico esperino è ancora molto composto, Paddeo intanto sbaglia il tiro da tre punti, ormai arrivano segnali di resa da parte dell'Antonianum, che però siamo certi verrà confortato dall'applauso del suo pubblico, perché questa cavalcata nei playoff era veramente forse impensabile alla vigilia, anche se c'erano dei contenuti tecnici, lo abbiamo detto e sottolineato, importanti anche nella squadra di coach Pierfrancesco Zurru. Intanto Pandori voleva metterci il punto esclamativo ma non ci riesce, non è retorica ma direi che mai come in questo caso gli applausi devono andare sia ai vincitori che ai vinti. Decisamente sì, e colgo l'occasione per spendere davvero un grandissimo elogio nei confronti di Pierfrancesco Zurru, allenatore che per lungo tempo ci aveva privato della sua grandissima conoscenza tecnica e delle sue inenarrabili doti umane. È stato fermo per 10 anni, è tornato migliore di prima, non è riuscito a coronare un sogno che forse era troppo grande per quello che si pensava all'inizio, ma che assolutamente non leva niente all'annata strepitosa che ha compiuto con la sua squadra e con i suoi ragazzi. Anche Diana e Corsi in campo, quest'ultimo figlio di Claudio Corsi, a lungo lo ricorderete allenatore di tante squadre qui in Sardegna. L'ultima, se non vado errato, l'Olimpia a livello di sempre C1 qualche anno fa, ed è proprio Corsi che si prende la responsabilità di andare fino al capolinea, si guadagna il fallo della difesa che lo porta in lunetta per 2 tiri liberi. Ora sì, si inizia a festeggiare sulla panchina dell'Esperia, Esperia che torna su un campionato, in un campionato nazionale per la prima volta dal 2006, e dunque si riaffaccia diciamo su una categoria più consona, mentre Jordan non ci sta ora, si gioca anche per l'orgoglio, per non abbassare la testa, canestro che dovrebbe essere stato concesso questo a Russell Jordan, sì, un solo tiro libero per lui, libero supplementare non convertito. Risultato che premia lo sforzo societario, la visione anche qui a lungo termine, mentre segna anche Manca, registriamo anche il suo canestro, MVP della partita direi senza troppe discussioni quest'oggi. Anche in casa Esperia c'è stata una visione a lungo termine, si è pensato prima a riordinare gli impianti, a risistemare un po' la base per poi cercare di spiccare il volo pian piano, mettendo a posto le cose. Poi ricordiamo anche la collaborazione con l'Olimpia Cagliari, due società di grande tradizione a Cagliari che hanno deciso di mettere assieme le forze, le energie per ottenere traguardi più ambiziosi e più importanti, e anche in quel momento probabilmente è stato costruito un pezzo di questa promozione. Decisamente lungimiranza dei dirigenti, di Claudio Corsi, di Giovanni Zucca e di tutti il loro staff, la scelta si è rivelata vincente, e la scelta penso, ecco, questo io spero prima di tutto che sia solo l'inizio, perché davvero adesso, al netto di qualunque genere di retorica, Cagliari è una città che merita un livello di pallacanestro decisamente più alto, e con Cagliari intendo tutta la città metropolitana. Due parole anche su Federico Manca, che in campo quando giocava era già un allenatore e poi ha proseguito sul pino, come dicono dall'altra parte dell'oceano, con la stessa visione, con
subito grande maturità. Un ragazzo che si dedica a tempo pieno peraltro all'attività di allenatore, che ci ha creduto, è cresciuto molto anche all'ombra di Riccardo Paolini durante la sua esperienza da assistente all'Academy, e poi non ha fatto mai mistero, insomma, di ispirarsi, di trarre spunto anche da tante cose viste quando tu lo allenavi in passato. Allenatore di granitica preparazione tecnica, ha carpito tutti i segreti dai giocatori con cui a cui è stato a fianco, da tutti gli allenatori che ha avuto nella sua carriera. Ragazzo disposto a studiare fino alle ore davvero più tarde della notte. Questo è un traguardo che meritava, e anche a lui auguro che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di soddisfazioni. E allora è finita qui, l'Esperia è promossa in C Gold, l'anno prossimo militerà nel girone laziale del campionato nazionale, che rappresenta un po' la ex C1. Ora celebrato questo risultato anche dal bellissimo maxi schermo che campeggia qui al Palantonianum. Daniele Loci ha ancora qualcosa da dire agli avversari, ma l'Antonianum quest'oggi deve essere orgogliosa di tutto ciò che ha fatto nella regular season prima, nella fase orologio poi, e soprattutto nei playoff, andando a vincere 2 gare 3 in trasferta, con grande personalità, con grande cuore e con grande carattere. Da una parte vi raccontiamo la festa dell'Esperia, dall'altra però ci piace anche farvi vedere, perché riteniamo sia giusto, il saluto dell'Antonianum al suo pubblico con questo meraviglioso applauso per il roster di Pierfrancesco Zurru, degno condottiero di una squadra fantastica che è riuscita ad arrivare fino alla finale della C Silver dopo una cavalcata sensazionale, e anche in questa finale è stata una degna avversaria dell'Esperia. 2 passivi importanti per l'Antonianum, ma 2 partite giocate veramente con il coltello tra i denti e per larga parte equilibrate. C'è anche la dedica per Marco Piras, storico dirigente dell'Antonianum. Dall'altra parte si festeggia, c'è il taglio di rito della retina, magari possiamo provare a pescarlo con la telecamera guidata da Gianluca Rubio, se ne incarica Gianmarco Fois. E mi piace citare anche un'altra figura all'interno della società Esperia Olimpia, ovvero il dirigente Pierpaolo Tarica, attivo fin dai tempi dell'Olimpia, un pilastro, un elemento portante di tutta la società. E poi ovviamente Dario Corsi, Claudio Corsi e tutto il club Esperia Olimpia, che in realtà che hanno messo assieme le forze per arrivare a questo risultato. E allora direi, con queste immagini, con la festa dell'Esperia, ma anche gli applausi all'Antonianum, degnissima finalista di questo campionato di C Silver, direi che possiamo chiudere questa diretta dal Palantonianum. Ringraziamo tutti coloro i quali ci hanno seguito, siete stati tantissimi anche oggi a testimonianza della grande voglia di basket che c'è anche a queste latitudini. Grazie a coach Beppe Caboni e in bocca al lupo per la tua avventura a Ragusa. Viva il lupo, grazie mille. È stato un grande piacere commentare questa serie finale giocata da 2 allenatori che mi stanno veramente a cuore. Sono stato contentissimo che si siano sfidati loro in finale. Grazie mille Roby, grazie mille a tutti gli amici in visione fino a questo momento. Grazie ancora a tutti, grazie a Gianluca Rubio per l'immagine e la collaborazione tecnica. È tutto dal Palantonianum, noi ci risentiamo presto ancora su Basketland.